tutti, grazie per essere qui. Io sono reduce da un incontro sulla traduzione del Vecchio e il Mare di Hemingway, in cui si può dire ancora letteratura americana, e invece qui facciamo un salto nel presente e nel contemporaneo e diremo quattro voci dagli Stati Uniti e quindi espressioni della letteratura statunitense. E vi presento le persone che sono qui con me: Megan Boy, Blake Butler, Giulietta Scoria e Scott McLennan. I hope I said it right. Yeah. Allora, dovete avere un po' di pazienza sul ritmo di questa conversazione, perché io parlerò con voi in italiano, farò loro delle domande in inglese e ritradurrò le loro risposte a voi, a meno che non ci siano. Le cuffie non servono, scusatemi, sono oggetti posticci. E ringrazio Pigeon, che ha tradotto alcune di queste autrici e di questi autori, e la Fondazione Giancarlo di Trapano. Vi racconto un po' cos'è, perché questo incontro nasce in relazione alla figura di Giancarlo di Trapano, che era un mediatore culturale, un editore, un agitatore culturale, forse scomparso lo scorso anno, e che appunto si muoveva in quest'asse letteraria sentimentale tra Stati Uniti e Italia, nello specifico Napoli e Stezze, e West Virginia e New York. Aveva fondato una casa editrice, New York Tyrant, e c'era anche la rivista connessa, dove appunto, che usava come laboratorio per presentare tutta una serie di voci. E Megan, Blake, Juliet e Scott in questo momento stanno facendo una residenza di scrittura a Stezze, proprio alla Fondazione Giancarlo di Trapano. E questo incontro avviene anche perché Pigeon, come dicevo prima, un po' si è presa questa missione culturale di cercare di riportare quell'esperienza, quell'avventura editoriale di Giancarlo di Trapano, non solo attraverso la traduzione degli autori, ma a mio avviso cerca voci simili alle loro anche nell'ambito della letteratura italiana contemporanea, quindi mantiene questa vocazione di laboratorio. E vi consiglio, insomma, se non conoscete bene il catalogo, di guardarvelo un po'. È un incontro con una certa dissonanza temporale, perché in alcuni casi questi libri sono usciti nella loro edizione originale 2013, Crapalacchia, Live Blog a Novel uscito nel 2013, poi ne parleremo, La Squilibrata in lingua originale oramai 7-8 anni fa, e Atlante delle ceneri, Scorch Atlas, uscito 2009, the first edition of this one, sì. E quindi, come potete immaginare, anche parlare di testi che erano collocati in un'altra fascia spazio-temporale in qualche modo oggi può avere delle ripercussioni interessanti, in qualche modo, e parlare come dei testi ritradotti, se questo a voi ha senso. La prima domanda che farei è appunto se vogliono condividere un'impressione, una sensazione o qualcosa del legame che avevano con Giancarlo di Trapano, che per me è bello sentirlo dalle loro voci. Quindi passo il microfono prima a Scott. I was asking if you would like to share what was your relationship with Giancarlo di Trapano. What you can answer any way you want, even about the catalog or what kind of voices that help you discover. Yeah, well, I knew Giancarlo for over a decade, and he was my editor at New York Times, and also, of course, my friend. I think the best thing about Giancarlo is that he really allowed, almost was like his project, to allow the writer to be themselves, rather than fitting into, you know, any sort of literary box, etc. So, yeah, I loved him very much. Traduco, anche se penso che fosse abbastanza comprensibile. Ho conosciuto per un arco temporale di 10 anni lui e l'esperienza della casa editrice, che appunto l'ho anche pubblicato, ed era una persona che permetteva agli autori di essere loro stessi senza rientrare in una specifica nicchia letteraria o di genere, presumo. Ok. Giulietti dice che avrebbe detto praticamente la stessa cosa. Passo. I heard of Gian before I met Gian. He just started putting out the New York Tyrant magazine, and had an immediate kind of mysterious quality. It's like, who's this guy? Where is he getting this stuff, and where's it coming from? And then I read a piece. He didn't publish a lot of his writing, but I read a piece of his writing. His bio was like his dating stat, like his pickup stat line, like his body description, weight, in a literary journal, which I thought was strange. So I emailed him. I was like, I liked your story, and then
Next time I came to New York, we hung out, and we're like brothers from then. So it's like same souls, I guess. Ho saputo di Giancarlo prima di conoscere Gian, loro spesso lo chiamano così, io non mi sento di utilizzare questo diminutivo perché appunto mi sembra rivelare una storia troppo personale fra le persone, quindi lo chiamerò ai fini di questa conversazione Giancarlo. Diceva, l'ha conosciuto leggendolo qui attraverso una rivista in cui un magazine letterario in cui però descriveva il suo corpo. Lui diceva, mi sembrava una cosa un po' stramba, un po' bizzarra, e quindi ho deciso di scriverli. In quel momento hanno connesso e dice stesse anime, same souls. I pretty much the same as Scott, but I met Gian in New York. I had known of his column for Vice, and he just seemed like this funny, crazy, like free-spirited guy, and then we just started hanging out, and he was the person who wanted to make my blog into a book, and I would have never thought to do that. So he really believed in me, and a lot of writers that don't really have a voice in another milieu. So, yeah. E Megan Boyle dice che era un autore, che un mediatore culturale, un editore, scusatemi, che permetteva ad autori e autrici che avrebbero fatto fatica a esistere anche in altri milieu letterari in qualche modo di pubblicare, ed è stato lui poi ad interessarsi a questo esperimento letterario ed esistenziale di Megan Boyle, Live Blog Novel, e a tradurlo, traslocarlo in forma di romanzo. E io verrei a una questione che è emersa spontaneamente dal fatto che loro due hanno detto che avrebbero, Juliette e Scott hanno detto che avrebbero dato la stessa risposta, e anche Megan e Blake hanno detto che avrebbero dato la stessa risposta, perché tra questi libri ci sono ripetizioni, motivi circolari, sono tutti e quattro espressioni di una posizione direi tenera e violenta, sono libri diversamente notturni. E parto da, in ordine, prima da Crapalacchia, che con un gioco di parole usa il concetto di crap, quindi insomma una cosa di merda letteralmente, forse tradurremo, per quanto non ha senso dire traduzione letterale in questo contesto, e la regione degli Appalachi del West Virginia, ed è un libro tradotto tra l'altro da Sara Verdecchia, che è una traduttrice che mi consiglio di seguire perché secondo me sta lavorando molto bene su questo tipo di testi che richiedono una sintonia anche sentimentale. E parto da I'm gonna read just the start of the book. È un libro in qualche modo con una voce narrante precisa che racconta una serie di rapporti familiari in questo contesto, in questa geografia del West Virginia, di Crapalacchia appunto, e per tornare alla questione della ripetizione, erano in 13, i bambini avevano nomi che finivano con il suono I. Quella notte non riuscivo a dormire, così presi gli album fotografici di mia nonna e studiai la storia del mio sangue e dei nomi che terminavano con il suono I. C'era Becchia, c'era Ellie, c'era Stiglia, c'era Stelia, c'era Leslie, c'era Gary, c'era Larry e c'era Terry. Ruby diceva, Ruby è la nonna del protagonista, mi piacciono i nomi che finiscono con il suono I. Allora, la prima domanda che farei a Scott è appunto questo tema della ripetizione, che in qualche modo è anche legato allo stereotipo che possiamo avere di quel tipo di immaginario che ci viene restituito dagli Appalachi, che è stato molto percorso nella letteratura indipendente, nel cinema indipendente. Molti fra di voi forse hanno letto Christy J. Pancake o hanno visto Winter Bones. Comunque è un'area che veramente si porta un portato letterario di immaginario molto, molto forte. E gli farei una domanda appunto su questa vocazione per lo spazio in cui inserire personaggi che fanno comunità. So, gonna translate this very long into a question. I was impressed by the fact that what you were answering, you said, I would say the same. So there's this idea of repetition, and the book starts with the fact that everybody basically has a name that ends with I. And so I wanted to hear your work on the idea to keeping a sort of, not cohesive pattern, but certainly in the story you tell in Crapalacchia, there is a way of scenes that repeat themselves or trying to keep to glue the family and the community together. And why space is so important to you in writing? Yeah, I mean, I guess with like Crapalacchia, it was sort of like, I mean, I feel like it's an epic, but it's a 150-page epic. And so the repetition that I would use sometimes at the end of chapters, it was a way that I could
have a cohesive sort of way of tying everything together, within the book. Otherwise my memory, I'm sorry, la mia memoria non è più quella di un tempo. Allora, stava dicendo che Crapalacia è appunto un libro di 150 pagine, quindi è breve, però lui lo interpreta e si sente che lo tratta come se fosse un'epica, e quindi questa idea della ripetizione gli permetteva di tenere insieme gli elementi. Yeah, and in some ways the book's kind of slapdash, or the way that it's put together. Like, I was contacted by $2 Radio from them reading the first half, and I told them, which was a lie, that the second half was done as well, which it wasn't. So I had to write the second half in a relatively short period of time, and so I just started putting stuff that, I don't know, like the recipe idea, or okay, here's a list of all the people I love. Like, I just did that in this kind of off-the-cuff sort of manner. I thought that it might be the last chance that I would ever get to publish a book, and so I kind of use that as ways to include things that aren't usually included in books. I was thinking the other day, there's something at the end where I was just listening to the television, and I would put what I was listening to on the television in that appendix, even. There's a line from a movie, I think London Boulevard, I think it's the movie with Colin Farrell, but anyway. È interessante perché dalle loro risposte emerge anche un po' il polso della small presses, della letteratura indipendente americana, che poi è anche una questione di dove escono questi libri e per chi escono questi libri. E diceva che aveva mandato il testo, la prima metà, a $2 Radio, ma c'era solo la prima metà, non aveva scritto la seconda, però gli ha mentito perché sentiva che quella poteva essere l'ultima possibilità di pubblicare, e quindi da quel momento poi inizia la seconda parte e inizia a inserire tutta una lista di persone che amava. Ma a quel punto, dato che c'è questo scarto di composizione tra la prima e la seconda parte, dice: inizio a metterci tutto dentro, e dice che c'è anche la frase di un film, London Boulevard, che io non ho mai visto, non ho detto, con Colin Farrell, appunto perché c'era questa sensazione di occasione di vedere che questo libro sarebbe nato, sarebbe uscito, inizia a metterci un po' dentro. Mi permetto questa osservazione personale, credo che questo sia ciò che dà a questo libro, che mi invito a leggere, Crapalacia, biografia di un luogo, quella componente elegiaca, epica e particolarmente malinconica. Si sente che c'è un tentativo di inserimento. Sorry, I was reviewing the book as well. So, if you can briefly, before we go to Juliet, talk about what is place to you in your writing. Well, I think that people always think that we're talking about an actual, like, geographical, like, place in relationship to that book. But, I mean, the writers I've loved, they become books themselves. And so I felt like the place that I was describing was, like, the inside of my brain. That was the actual kind of locality that I was talking about. That the people, sometimes we concentrate so much on landscapes, we forget that there are people who live within those landscapes. It makes me think, there's a quote that I heard a Jack Nicholson story about Antonioni, where Antonioni's going by these ruined factories, and he says, "That's beautiful." And people are like, "Why is that beautiful, these ruined factories?" And he said, "Because people were once there." And so I find that with the book that I'm writing. I knew those people. I once knew them, and here you are reading out the names of my uncles in Italy. The time travel of books, the physics of books, which I love and find fascinating. La fisica dei libri, i viaggi nello spazio e nel tempo che fanno i libri, diceva Scott, che io ho letto l'incipit del libro, sono i nomi dei suoi zii che appartengono a questo luogo, li sto leggendo in Italia, e si può confondere, ovviamente descrive un'area che potremmo riconoscere nella mappa americana, però dice siamo molto ossessionati dal paesaggio, in realtà cercavo di descrivere uno spazio mentale, qualcosa che stava dentro la mia testa. E cita Jack Nicholson, che diceva di Antonioni, non so a cosa si riferisce nello specifico questa citazione, possiamo immaginarlo se pensiamo alla cinematografia di Antonioni, appunto, che passa attraverso queste rovine industriali e dice che è bellissimo, e gli chiedono perché è bellissimo, le dice per le persone che ci vivono. Quindi una delle cose che emerge in questo libro è che
a incombere sullo spazio sono appunto i rapporti familiari, personali, le amicizie, le persone rispetto al, al landscape. Un'altra cosa molto bella che ha detto è che gli scrittori che lui ama diventano libri e romanzi loro stessi, e probabilmente è anche così lui che si pensa nella scrittura. E Alvaro Julian, La squilibrata, uscito sempre per Pidgin nella traduzione di Stefano Pirone, è la storia di esordi, di turbamenti mentali, di malattia mentale, di ripetizioni, e di come un adolescente si rapporta a questa altra forza che sente dentro di sé e che poi avrà un percorso di scoperta, autocoscienza, un percorso anche di riabilitazione che può avere le sue componenti oscure, ma è il tentativo di una voce narrante autobiografica che in qualche modo cerca di ricomporre o di nominare che cos'è questa forza oscura che agisce attraverso di lei. E ho fatto una domanda a Scott sullo spazio e a Juliet volevo farla sulla forma, perché una cosa che veramente mi ha interessato di questo libro è la modularità di questo racconto, che è fatto a volte di frammenti, a volte di elaborazioni un po' più compiute, a volte di ritorni su posizioni precedenti, e sembra quasi il libro contiene anche materiale fotografico, lettere, ultime lettere scritte ai genitori, messaggi alla vigilia di un tentativo di suicidio. Lessico terapeutico, cosa fa il lessico terapeutico all'interpretazione di sé, come diventa una parte della definizione del sé? E vi leggo una inserto molto bello. I'm gonna read. Sei una persona che mente spesso? Hai mai detto così tante bugie che hai cominciato a sentirle come la verità? Questo è l'opposto di quello. Queste sono verità che ho detto a me stessa così tante volte da sentirle come bugie. In un momento in cui siamo veramente ossessionati sul lavoro della memoria, sulla novelization del self, come no, si rende romanzo l'autobiografico, secondo me questo è un verso, ve lo ripeto, molto interessante. Queste sono verità che ho detto a me stessa così tante volte da sentirle come bugie. La mia memoria non viene ricordata. È un film come tutte le scene nell'ordine sbagliato. Non su me stessa, ma su una ragazza a caso, un'estranea. Chi è la ragazza in questa storia? È un'altra ragazza. Non la posseggo, né la conosco, ma lei possiede e conosce me. I read this passage that I found beautiful when you say that you tell your, I mean, the narrating voice says, I've said this about myself so many times that I feel that is a lie. My memory doesn't get remembered. And usually when we talk about the novelization of the self, how you turn yourself into a character, there's this idea that your life doesn't get remembered. I was really impressed by this idea that your memory doesn't get remembered. And to me, the book was assembled as a sort of scrapbook in a way, that you're putting together very different kind of materials in order to rebuild the self. So if you want to talk a little bit about that. Yeah, the scrapbook was exactly right. Like, that was kind of my visualization of it, was it was a scrapbook of kind of things that I remembered. And as I was doing research on myself, I was going through my parents' folders of, like, my doctor's notes and various my journals, and it felt sort of like a scrapbook. And I think, you know, we remember things, we tell them as stories, and then do we remember the memory or the story? And it's difficult to tell. And I've also found that... Sorry. Sorry. Scrapbook, vedi, il mio cervello sta dei glitch. Non lo so se in italiano ce l'abbiamo, una sorta di diario dove mettiamo fotografie. La smemoranda del liceo, diciamo così. Il procedimento formale di questo libro è proprio l'idea di ricostruire uno scrapbook, e dice che ha ripreso i faldoni con i referti medici, materiali che avevano conservato i suoi genitori, ha cercato di rimetterli insieme e dice, dato che abbiamo la tendenza a raccontarci creando delle storie su di noi, quando ripensiamo o torniamo indietro con la memoria, ricordiamo le storie o ricordiamo il ricordo? I've also found that writing about yourself, it really does
turning it into fiction, it messes with your memory. And there's certain things where I can't remember what actually happened and what I made up. And sometimes I'll have to ask him, like, what happened there? Because the memory has been shaped so much that I kind of forget. La tua memoria diventa il libro. Quando si prende il biografico, decidi di scrivere di te stessa, e questo crea una scossa, è una scossa della memoria, e quindi diventa difficile nel momento in cui lo si traspone in fiction distinguere tra cosa è successo, perché appunto la memoria diventa un libro. When I wrote about the self, I told my brother I was doing it, and he said, "Oh, you're writing sci-fi. I don't care if you write about the family." So I think that's kind of a feeling I connected with in your book. So if you want to speak a little bit about, to a longer extent, about how form is important in composition. I know you're coming out with a collection of short stories for Sotsville Press. If you can say in your writing process if this composition idea is always behind work. Scusate, sta per uscire con un'antologia di racconti per Sotsville Press next year? No? L'anno prossimo gli ho chiesto, dato che questo libro è bellissimo e viscerale per quello che racconta, ma è veramente anche la forma che gli dà una giustizia. Allora le chiedevo se questa idea del pensiero formale o compositivo è qualcosa che anticipa sempre o l'accompagna nel momento in cui lavora, non necessariamente sull'autobiografico. I mean, I think form is something that I'm interested in. It's almost like a puzzle that I'm trying to create and then also solve of, can I make this work? And I don't really know why I'm so interested in that. I think there's a bit of masochism where it's like I learned how to write a story that's like that. Let's try and make it more difficult on myself and try this now. Let's try poetry now. Let's try nonfiction now. So I'm not sure what streak that is in my personality. But that one, I wanted to see if I could kind of subvert the typical plot structure and how much could I push it. Again, I have no idea why I'm interested in that, but I just am. Con questo libro stava cercando di capire fino a che punto poteva sovvertire o alterare la centralità della trama, e dice che quando scrive appunto è come se stesse creando un puzzle, lo crea, quindi immaginate di creare dei tasselli di un puzzle ma di risolvere la cosa allo stesso tempo. Dice che forse c'è un afflato masochista in questa cosa, perché mentre scrive un racconto, una short story, dice come posso rendere questa cosa ancora più complicata per me stessa. E I'll go to passo a Scorch Atlas, Atlante delle ceneri, che mi invito a sfogliare perché ha anche delle peculiarità grafiche. Blake Butler a me sembra e credo sia profondamente uno scrittore ossessionato dal linguaggio, quindi posso raccontarvi che sono una serie di racconti che parlano di misteriose scomparse di alcune persone, madri, amici. È veramente un libro bizzarro che ti cresce addosso, perdonatemi l'immagine molto cruda, ma come un'escrescenza, come delle spore uscite dalla lettura di questo libro, quasi un po' fisicamente trasformati, ha una scrittura ipersensoriale, sinestetica. Io sono rimasta colpita dalla ricorrenza di figure retoriche che non saprei neanche come nominare, no? L'estate nei gomiti, ci sono continuamente cose che stanno in altre cose, non dovrebbero esserci, che dà veramente una qualità spettrale a questo testo. Blake Butler, come gli altri, hanno scritto articoli, altri libri, nel suo caso mi pare che siano 5, sta per uscire l'anno prossimo con un libro che si chiama Molly. Questo per dire che sono veramente ognuno di loro dei piccoli continenti da esplorare. Però parliamo di questo libro che è stato tradotto. So, I'll make it brief. I mean, to me, in a way, when you read Scorch Atlas, it's impossible not to get out of it without feeling physically transformed somehow by language. It feels to me that you're really, really a little obsessive in the way language works or images you were trying to. And there's a repetition, again, I noticed when reading. Things are inside into things, so the summer air is in your elbows where it's not supposed to be. And when you describe scenes or this kind of eerie feelings about disappearance of people, whatever is going on with the book, there is this idea of things being into inside things and then inside things. So if you can talk about that a little bit. Yeah, the first thing I wanted to do when I started writing was write novels. So I just started writing novels, but I never felt like I was
I think I was trying to figure out what I had to say or whatever, and this book came, I wrote it on my mom's computer at my childhood home, kind of in the room, probably in the same room where I was born, to be honest, or conceived, not born, because my parents had lived there my whole life. So yeah, I was in this weird state of figuring out what I wanted to do with myself, and I knew I was compulsively interested in writing, but it wasn't until I started letting language kind of override my idea of what a story should be, and like letting language like get out in front of me a little bit. Okay. Dice di essere stato in questo weird state, in questo stato strano in cui cercava di capire, di sciogliere forse il suo rapporto con la scrittura, perché sapeva di essere compulsivamente interessato alla scrittura, e questo libro l'ha scritto sul computer della madre nella stanza in cui è cresciuto, ma in cui probabilmente è stato concepito. Dice, c'è un passaggio nel libro in cui appunto c'è un ragazzo che viene messo nella stanza, che poi viene presa da un rogo, viene incendiata, in cui i genitori abitavano inizialmente, gli potevano dare una stanza più bella, in realtà gli danno quella, e dice poi le cose sono cambiate quando ho permesso. E anche questo mi sembra un elemento, io diffido delle squadre di scrittura, non fatelo, leggete i libri, però quando dice ho permesso al linguaggio di sovrascrivere l'idea che avevo di cosa fosse un romanzo, che c'è stato un click. So the reason I was writing on my mom's computer, I was going over there, I didn't know at the time, my dad was getting sick with Alzheimer's, but he was in early stages, so we didn't really know. So and he was kind of coming in and out of the room, so like I'm going over there to kind of like help them, but also trying to do my work there. So it kind of is this muddle of emotional. I'm kind of like living in the middle of my life and like being haunted by, you know, my dad in the midst of dementia. Like, and then some of the things he would say would get woven into the book, you know, just like letting language come to me and like figure it out. Like, I don't even know what my own reality is, so maybe language can help me do that. Se non riesco a distinguere o a definire bene qual è la mia realtà, permetto al linguaggio di fare questo lavoro. Ho iniziato a scrivere. Now I feel I'm channeling because I'm talking about you in first person instead of saying you, he said. Quindi ha detto Blake, ha detto non io, che stava in questa stanza a metà della sua vita, mentre suo padre era nelle fasi iniziali dell'Alzheimer, e quindi di una forma di smemorizzazione o di demenza, e quindi dice io sono lì che sto cercando di scrivere, di permettere al linguaggio di fare questa cosa, ma sono haunted, sono in qualche modo, c'è questa impressione di un fantasma di questa esperienza di mio padre che rientra nel testo. Quindi è la seconda volta in questa conversazione che voci o presenze vengono impastate nella scrittura mentre viene scritta. Now, if you can say something, because I was really curious about this idea, maybe, you know, readers are nerds, they find out things that are maybe you don't care about that, but this representation of physical experience as something that is inside something that is inside something, it feels to me that there's a little bit of a Chinese box. Yeah, so, I mean, so in that room, in the closet behind me, there were boxes of things that I'm a very sentimental person, and been, my mom was a hoarder and a quilter, and so she's in the room next door quilting, I'm in here writing, and later I realized, you know, like this book was written in 2008 or so it's been a while, but I started to realize like how craft kind of like over, I don't know, I feel like possessed by the book, like the house. All the life that was in that house like possessed me while I was inside it. I couldn't write that way anymore. But the space, almost like in The Shining or something, like the hotel, like, and in this case, that the hotel is literally from like I've lived there my entire life. And so, yeah, I've moved on from that man. But I understand, like, and like he's in a psychological machine that he has no idea. You know, I hadn't been to therapy. I hadn't like experienced much. So. It's interesting to see the psychological effects of my own life on my prose, what I can see now 20 years later or something. So. È interessante vedere quasi 20 anni dopo gli effetti che la vita che stava vivendo in quel momento potevano avere sulla sua prosa. Lui dice non andavo in terapia in quel periodo, quindi sono una persona molto sentimentale, e dice che nella stanza in cui scriveva
questo libro, dietro c'era una cosa, uno sgabuzzino in cui c'erano le trapunte che faceva sua madre una order in italiano disposofobico, credo che si dica order is a very lengthy word in Italian, di persona che non butta via niente, quindi in qualche modo c'era questo spazio fisico che possedeva la storia che ha raccontato in questo libro. Se poi lo leggete capite che effettivamente è centrale questa questione di qualcosa di non ben definito che incombe sempre sull'esperienza del soggetto, e quindi dice, se ci ripenso, si vede proprio che la voce narrante sta in una macchina psicologica, non dice meccanismo psicologico, ha detto machine, che secondo me è anche abbastanza indicativo. E poi fa il paragone con The Shining, che dice, così come l'hotel in quel caso si è preso possesso della coscienza del protagonista, qui c'è una casa che si prende, che prende possesso della voce narrante, e questo ci riconnette alla dimensione dello spazio che chiedevo a Scott McLanahan, e mi faceva sorridere questa cosa delle kilts, delle trapunte, perché in Crapalacia, I'm thinking about the kilts, that la nonna Ruby cerca in ospedale, si fa operare per un timore che probabilmente non ha, si fa asportare dei pezzi di corpo in maniera preventiva per poter dire ho una malattia, mentre sta in ospedale cerca di vendere le trapunte a tutte le altre persone, finché un'infermiera dice tu non puoi vendere trapunte, no? Un'attività così, quindi sono registri diversi, però ci sono dei motivi ricorrenti. Vengo a questa bestia letteraria, nel senso più ammirato possibile. Nel 2013 Megan Boyle inizia un esperimento, come dicevo prima, letterario, esistenziale, di microblogging, di raccontare la sua realtà, esperienza quotidiana mentre avveniva, attraverso una datazione precisa su Tumblr, e racconta tutto quello che le succede. In questo libro c'è il cibo, c'è il sesso che si fa, ci sono le sostanze che si assumono, c'è il rapporto con la madre, c'è la banalità del quotidiano, e c'è un sentimento che a me colpisce molto. Una parola che io ho voluto evitare in tutti i modi in questo incontro era alt-lit, che era un fenomeno oramai storicizzato che loro possono aver più o meno attraversato. I'm saying why I didn't want to use outlet, sorry. Perché, e dicevo questa cosa perché quando si riscrivevano quei libri, in parte è successo anche al live blog, che appunto da esperienza su internet diventa un romanzo, le farò una domanda su questo, c'era l'idea che il sentimento dominante in quegli anni, parliamo di un periodo che va dalla fine degli anni 2000 a metà anni 2000, poi la datazione è sempre un po' controversa, sembrava che il sentimento dominante fosse da una parte l'ipersincerità e dall'altra la disaffezione. Adesso sono tornati in voga, sono stati scritti delle cosiddette internet novels, un'altra categoria che non amo particolarmente, in cui ci sono queste protagoniste tendenzialmente numb, un po' tristi, spossessate, il loro rapporto con internet viene rappresentato come un'esperienza profondamente alienante. Io credo che il libro di Megan Boyle si discosta da questa cosa. È più facile rappresentare il rapporto di noia e disaffezione quando scriviamo dei romanzi su che cos'è internet, ma quando raccontiamo la vita su internet in qualche modo e superiamo quella dicotomia insensata tra pensare che il corpo analogico sia reale e il corpo digitale non lo sia, perché sono talmente impastoiate queste cose, in questo libro c'è tenerezza, romanticismo, disaffezione, noia, nichilismo, ma c'è anche una ricerca ossessiva di vita. E quindi dimenticatevi esperimenti di scrittori norvegesi che hanno scritto 3000 pagine sulla loro esperienza del quotidiano, e leggetevi live blog che spero qualcuno tradurrà. So, I'm gonna ask you about time. It's interesting, I've been translating a novel recently where they put timestamps, but it's fiction, and they use very precise timestamps, and it feels like, in a way, they're trying to convey an idea of reality about this big time. So when I went back to read a live blog, I was so fascinated by the idea that I didn't care if this really happened at that minute, and to me, this book was intimately and originally a novel, because I can also feel that the posts you were doing, of course, they express different states of consciousness and also different patterns of writing. And I know you've been live blogging again, and it's been 10 years. And so to you, if you can talk about your relationship with time and how it was to relocate that experience into a novel format proper. Oh,
Oh, sure. Great question. Oh, my gosh. Yeah. For me, time, like, I'm raised as an only child. I have a half-sister 20 years older than me, and so I've always spent a lot of time alone, and I'm kind of, like, pensive, meditative by nature, and I've always had a relationship with time and, like, knowing what time it is. That's the boring answer. But when I wrote this... Sono stata una bambina contemplativa, pensativa, molto meditativa, sono cresciuta da figlia unica e quindi il mio rapporto col tempo è sempre stato, insomma, orientato a sapere che ora era. Questa è la risposta noiosa, adesso vengo là. Yeah, but like in this book, the only structure I really had in my life at that time was time itself. Like I wrote this because I was really depressed and I didn't know how to get out of it, and I started putting everything of my life into this book, and so much so that I didn't really separate writing from myself anymore, and I became more and more depressed, but time was like the constant, and it kind of became my enemy at the end. Like I just didn't want any more time. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, dice Megan Boyle, era depressa, quindi il tempo era l'unica cosa che dava una struttura alla sua vita. C'era questo stato, questa condizione anche molto dichiarata. Mi scuso perché non ho letto pezzi però in inglese, quindi non so se ve lo posso tradurre all'impronta, però diciamo che c'è una dichiarazione poetica proprio all'inizio su perché inizia questo esperimento, e dice che il tempo è l'unica cosa che le dà una struttura, e quindi inizia a mettere tutto là dentro, tant'è che non c'è più una separazione tra scrittura e vita, ma questo poi la rende ulteriormente depressa. I'm just gonna ask you something. How do you end a project like that? And I was curious about the fact that the last scene is there's built hesitation, so you're not trying to take the elevator with someone else, you're not trying to make eye contact, but there's also a choice when you say no. It's the final, really the last word is I'm sorry, I didn't get on the elevator, which is a decision. So if you can talk about this hesitation and decision process and how it was for you to make it a novel. Oh, sure. Well, that's not a great answer, because I just called it a novel because I didn't want to get in trouble. Like, I use a different name in my real job now. But, like, yeah, I guess the choice to end it that way just happened. Like, everything in this book just actually happened. Like, I mean, it's a novel, but it's not a novel. You know, I just didn't get on the elevator, and I was waiting for my friend to arrive, and I had gotten to a place of such depression about a couple days after I finished the book. I tried to end my life, and I had to go be in a hospital for a while, and it took me a while to get out of it. And I'm revisiting this project now from a different kind of consciousness. Like, I'm sober, and I have a great life, and... Yeah, I forget the question. I make these lengthy nonsense questions, so it's fine. Dopo 10 anni, il 17 marzo, was it the 17 March that you started live blogging? Yes. Again? Okay, yes. Quindi il 17 marzo del 2013, marzo, ho detto invece di marzo, anche questa è una spia. Inizia a fare live blogging, e adesso il 17 marzo del 2023 ha ripreso a farlo da una posizione diversa, è sobria, è in un'altra condizione di vita, e quindi quando dice che io ho chiesto come finisce un libro del genere, come finisce un romanzo di vita sulla vita, lei dice ho usato la definizione di novel, di romanzo, per non mettermi nei guai, e in realtà nel lavoro che fa, nella sua vita reale, usa un altro nome, uno pseudonimo. E quindi cercare di rapportarsi a quello stato di coscienza a partire da un ambito di coscienza diverso. Un altro aspetto interessante di questo testo, ovviamente, se sapete che qualcuno sta facendo un live blog della sua vita e voi siete in relazione con questa persona, potete fare delle azioni in modo da rientrare nel live blog, in qualche modo vi state scrivendo mentre lei scrive. E quindi l'altra domanda che le volevo fare, I was saying, well, you, to me it's formally very interesting the fact that you're live blogging about a life, and then people around you get into it and they know, they're aware that you're doing that, so they're kind of starting, I wouldn't say acting, but writing themselves, knowing that you're going to write about them. So if you can say something about this transition between person and character, I guess. Sure, yeah, I mean, Julia is in my book. I think Scott might be, and Blake is too, like, yeah, oh gosh, I mean, it kind of similar to what Julia said about, like, memory and fiction. There's, like, something kind of
intuitive that happens between, like, I can think of everybody here as a character. I mean, we think of the word character, like, oh, that person, I love their spirit, I love their character. And then just, like, giving a person a name, I don't know. I kind of like, yeah. It just sort of happened naturally, I guess. Like, yeah, just people. È successo in maniera naturale, io direi organica, perché questa è l'esperienza che quando si legge si vince. Loro sono tutti e tre nel libro con i loro nomi, e dice: darei una risposta su questo rapporto tra memory e fiction simile a quella che ha dato Juliet. Sono cose che si alterano, credo che sia questo il senso della risposta, mentre avvengono, in qualche modo si condizionano a vicenda, non c'è proprio la possibilità di separarle. Lei dice: no, posso pensare di una persona che ha great spirit, come si dice, una bella temperatura di carattere, non saprei come dirlo, mi sto impappinando, comunque che bel carattere, e, però non pensavo appunto a loro come se fossero personaggi. Qualcuno ha un'idea? I'm asking about time, like somebody has a watch? No. Ok, quindi abbiamo tempo per un altro giro di domande. E I didn't expect to ask this, but if you can talk about the influence of reading each other and sharing your work, since there is such an intimate connection, so if you can briefly go into that, because already in the answers that you gave, it feels that there is this, I would say, reciprocity or something like that. Vi traduco, dico, avrete capito che ci sono dei rapporti abbastanza stretti, interpersonali, tra questi autrici e autori qui con me sul palco, e dalle loro conversazioni emerge una comune, non una comune, perché sono poi progetti letterari distinti, però emerge un'idea di poetica, di atmosfera, e chiedevo l'influenza fra di loro o il tipo di reciprocità o di condivisione che c'è nel lavoro. Oh, well, just from my perspective, I mean, I think that I always loved, like, the books of the past. And worship the books of the past, but there was a point in time in my writing life, you know, 2008, 2009, when I realized that there were these other writers / freaks who were like me, and so it was like liberating to know that there was a girl in Chicago or Baltimore and a boy in Atlanta and a girl from San Diego, and like it was, and the internet, I think, operates in a weird way where it, like, kind of destroys concepts of nation states, etc. And so, like, my new family, my true family, my true nation state kind of became these people that I started to read and started to know. Che ha amato, ha un buon rapporto con la letteratura del passato, gli scrittori del passato fanno parte della sua formazione, ma poi a un certo punto tra il 2008 e il 2009 ha iniziato a interessarsi ai viventi, al presente, scoprire che c'era un'autrice a Chicago, Baltimora, Atlanta, e una ragazza a San Diego, che erano come lui, dei freaks, usa questa parola, e in qualche modo è stata un'esperienza, dice, l'internet è uno spazio strano che di sua costituzione tende a distruggere l'idea di Stato-Nazione. Lui dice, a un certo punto queste persone diventano la mia vera famiglia, il mio vero Stato-Nazione. I feel really moved, like, being here, remembering Giancarlo Di Trapano, and then with these people, who are some of my favorite authors, and they're my friends, married to one, because each of you, I respect you so much. And I feel like we're interested in similar things, but not identical things. And it's feel very lucky to be able to be friends with people that I think are amazing writers, in addition to people. E per me è commovente essere, per lei è commovente essere qui, ricordare Giancarlo Di Trapano e queste scrittrici e questi scrittori che sono amici, è sposata con uno di loro, io sono stata attenta a non dire dei loro matrimoni, però sono entrambe persone che si accompagnano nella vita, e dice siamo interessati a cose simili ma non identiche. E per me è insomma commovente stare in questo contesto, ma comunque in compagnia di persone che trovo interessanti e che rispetto come scrittrici e come scrittori.
Yeah, I don't. We all come out of some weird scene that I don't really. It doesn't feel cohesive in an aesthetic way, but it feels cohesive in a spirit of having come out of the DIY in the 90s and like small. There just used to be so many magazines and so many presses, and there still are. But I feel like American fiction and the internet, as it's become more controlled by corporations, is losing the independence and like. We've all just been independent. We were publishing where people believed what we were doing, you know, which isn't, the American major press isn't always looking for voices, they're looking for returns financially. So, yeah. L'editoria mainstream, potremmo dire, la grossa editoria americana non cerca voci, cerca returns, cerca ritorni di bilancio in qualche modo, e dice noi abbiamo tutti pubblicato con small presses, con case editrici indipendenti, lavoravamo nell'ambito della letteratura indipendente all'epoca, e noi siamo immersi in quel periodo un po' do it yourself, in cui in qualche modo dice una scena che adesso se ci ripenso non era coerente in termini estetici, però aveva un altro tipo di coerenza. C'erano tantissime riviste, ci sono ancora, però in qualche modo sono state cooptate da un approccio, se possiamo dire, maggioritario alla letteratura. Sorry, interrupted you, sir. I was just gonna say, and then, so yeah, being in all these different places and like seeking that out and look like where do I fit into this thing I want to write, how do I do that, and then finding, yeah, coming together with people, email, you know, and then just there's a weird layer of, I don't know, I feel like the people I met through that know me better than the people I grew up with, or they at least know this part of me that I don't often share as a body. I share it through literature, and it's alive in a different way that like the people I grew up with, just like they understand a different part of me. So I don't know, it's like layers of identity, and I'm gonna start trailing off. Strati di identità, parto dalla fine, in cui dice che eravamo geograficamente dislocati in qualche modo, e quindi utilizzare internet, l'email per comunicare fra di noi era chiaramente l'espressione di una ricerca, e dice poi queste persone hanno iniziato a conoscere degli aspetti di me, insomma, tanto che mi conoscono meglio di persone con cui sono cresciuta, perché c'è una parte di me che chiaramente esprimo con il corpo, ma c'è una parte di me che esprimo attraverso la lingua, è la vita letteraria, che costituisce appunto un altro strato di vita e di identità. I just know that for a fact, like when I started blogging and writing and putting things online around 2007, there's no way I would have continued at all if I didn't hear something back from a community that they were receptive to it. Just the person I am, I was thinking, I'm gonna try this out, and if it doesn't work, okay. But then it just kept happening and unfolding, and my connections with everybody grew stronger, especially as the years went on, and Quando hai iniziato a tenere un blog e hai iniziato a inserire materiali di vita, diceva non continuerò a farlo se non c'è il feedback da una comunità, se non c'è in qualche modo una risposta, quindi è una cosa che inizia da sapendo e pensando che sarebbe finita lì, appunto, se non ci fosse stata una comunità, e poi nel corso del tempo, ritorno a questo motivo temporale, sono rapporti che si sono irrobustiti, sono cresciuti e hanno sviluppato un'altra forza. Anyone wants to? No, just that the gift of having these books is that you get to know your friends in a different way than you would just like talking to them. Like, I get to see what Julie was like, what Scott's like, and what Blake's like. I don't know, it's cool. Avere questi rapporti personali, queste amicizie, ma anche questi libri fisicamente qua, ti permette di vedere degli aspetti di loro, cioè ti permette di vedere Juliet com'era anni fa, com'era Scott, com'era Blake, e in qualche modo è un altro livello di lettura o un altro aspetto della relazione, la possibilità di poterli leggere attraverso i loro testi. E non so se abbiamo ancora tempo, io sono un po' esausta per questa doppia traduzione, spero di non aver detto delle fesserie, vi invito a leggere questi libri, perché prima ho detto che sono, come diceva Juliet,
simili e di questa somiglianza, di questa intimità che è su dei livelli di coscienza profonda, io la trovo una cosa commovente e trovo che sia commovente in relazione a delle avventure editoriali indipendenti come poteva essere quella di Giancarlo Di Trapano e che meritano sempre di trovare uno spazio al Salone del Libro. Mi auguro che accadrà anche in futuro quando cambieranno le persone che se ne occupano. Quindi scusate per questo messaggio promozionale, grazie a tutti e a tutti e grazie tanto. Thank you.